Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Doesn't Matter. Io voglio amare te, ma non importa. Quello che cerco è già realtà. In California stai, non posso stare qui senza far nulla. Voglio sognare ancora un po', grazie a Daniele lo farò. E se mi sveglio so che sarà ok. Le cose cambiano, il tempo cambia, la vita cambia e noi cambiamo. Quanti di voi si sono irritati sentendosi dire questa frase? Sei cambiato, amico! Non sei più quello di una volta! No, scusa, cosa intendi dire? Una volta eri simpatico, estroverso, generoso, sempre pure cambiato nell'aspetto. Ti sei tinto i capelli, porti la lente a contatto, sembri persino più alto. Non sei più la stessa persona, Giorgio. Bah, veramente mi chiamo Daniele. Ah, pure il nome è cambiato. Io personalmente odio sentirmelo dire. Magari è vero, siamo cambiati. O forse siamo rimasti sempre gli stessi. Ma sono gli altri ad essere cambiati al punto di vederci diversamente. Fatto sta che un cambiamento c'è stato. Tutto cambia, soprattutto con la velocità con la quale si sta evolvendo la tecnologia. E persino le abitudini animali cambiano con essa. Dei cambiamenti più notevoli è sicuramente il salto generazionale. Una volta la differenza si sentiva tra nonno e nipote, poi tra genitori e figli, in seguito tra teenager e trentenni, fino a quest'ultimo decennio, in cui i teenager non hanno già più niente in comune con i ventenni. Amore, sono ormai 2 mesi che ci frequentiamo e vorrei proporti una cosa. Certo, dimmi! Ti andrebbe se ci dessimo un bacio? Cosa resterà di questi anni 80? Immaginaci, io, te, la notte d'estate, il suo bellissimo cielo stellato visto dalla decappottabile della mia macchina, in riva al mare. Che romantico, stasera uscirò di nascosto da casa dei miei e ci andremo. Oh minchia, che figa, troppo ci si sta diva, bella, come ti chiami? Io sono Daniele. Orco 2, se la metti la lingua, bello, meno parole, casa mia. Perché il cesso di sto posto ti fa schifo? No, no, ancora meglio il cesso, così faccio risparmiare la benza al mio tipo. I ragazzi sono cambiati, le ragazze sono cambiate, i genitori sono cambiati. Non ci sono più le mamme di una volta. Questi cambiamenti non riguardano solo i giovani, ma tutta la società. Siamo passati da uomini cacciatori a uomini googlatori, da un popolo rivoluzionario a un popolo rivoluzionato, da uomini onorevoli a uomini esecrandi. Allora, hai incontrato lo spacciatore per la roba che ti ho chiesto? Ma ti rendi conto che è buio? Non ho trovato nessuno, io pure ho fatto un incidente in macchina. E che cosa vuoi fare? Vuoi tornare a casa senza niente? Tu ora torni al parco, mi dici cosa si può fare, quanti spacciatori ci sono e che merce hanno? Ti dico una cosa. Parla più forte! Metti la mano davanti al microfono e parla più a voce alta! In questo momento la macchina è inclinata. Vogliamo parlare dei cambiamenti della comunicazione? Dalla comparsa dell'uomo sulla Terra fino a 15 anni fa non mandavamo neanche gli SMS. E invece ora ti ritrovi a dare le tue coordinate a tutti. Mi raccomando, fammi uno squillo quando sali in macchina. Quando arrivi. Quando entri. Quando esci. Prima di ripartire. Quando sei sotto casa. Quando c'hai il pigiama. E quando sei sotto le coperte. Poi mandami un SMS appena ti sei addormentato. Clicca mi piace per diventare fan della mamma tua. E twittami la buonanotte, così sto più tranquilla. Fateci caso. Nel giro di 3 anni, il magico sito utile a ritrovare la gente che con tanto impegno ti sei levata dalle palle ha cambiato il nostro modo di vivere. Oh, perché mi aggiungi su Facebook se tanto per strada non mi caghi? Perché mi saluti per strada se tanto non mi aggiungi su Facebook? Ovviamente anche Twitter, l'anti-Facebook per eccellenza. No, fratello, io non sono conformista come te, condividere su Facebook è da pecoroni. Preferisco di gran lunga twittare, noi twittini andiamo alla grande. I cosa? I twittini. Sì, i twittini, è così che noi di Twitter ci chiamiamo. Quindi se voi di Twitter siete twittini, noi di Facebook siamo i facebookchi. Mi sa che passerò a Twitter pure io. Insomma, non è che siamo proprio obbligati a seguire questi cambiamenti, ma il non farlo ci renderebbe vecchi oggetti polverosi del passato.
Quindi, ricapitolando, siamo una società di gente in continuo cambiamento. Cambiano le persone, cambiano i modi di fare e cambiano le cose. Ma questo non è dovuto solo esclusivamente al nostro carattere. Alcune cose cambiano per necessità, per crescita e per evoluzione. 20 anni fa avevamo amici di lettera, pochi ma buoni. E invece ora abbiamo amici su Facebook, tanti ma finti. Concludere la puntata di oggi, la ragazza sexy ci darà una dimostrazione pratica di cambiamento. Forse il più grande cambiamento di tutti i tempi è proprio internet, perché ha cambiato il modo di comunicare, di intrattenere e di informarsi, così come ha rivoluzionato il cinema, la musica e la danza. La scorsa volta vi ho chiesto: Sky, liberi di... Di non scegliere Sky, di scegliere Medis Premium. Stare dalla mattina alla sera spaparanzato davanti alla TV. Cagare. Defecare in pace. Un bacione alla mamma. California. Al prossimo video risposta. Vi ringrazio per le risposte e vi lascio con la seguente domanda. Per me Mega Upload era... Vi prego di rispondermi con un video aggettivo di risposta di pochi secondi qua sotto e non là sopra. Cari ragazzi, il video di oggi finisce qui. Se il video non vi è piaciuto, magnema, vi mando tanti cari saluti. Un bacione alla mamma. California. Al prossimo video. Al centro della Terra non c'è gravità. Il 79% delle statistiche sono inventate. Non è possibile baciarsi i gomiti. Non è possibile farsi il solletico da soli. Al mondo esistono più di 10.000 varietà di pomodori.